ragazze, ciao ragazzi, sono tornata con un fit check tutta in marrone, a parte i miei amati leggings del mercato. Oggi ho questo giubbottino che praticamente è il fratellino di quello che avevo 2-3 fit check fa ed è marrone, è di Guess ed è super comodo e questo per fortuna rispetto all'altro non si è sbucciato, li avevo comprati assieme, adesso vi faccio vedere anche l'interno di questo, è perfetto ed è super comodo soprattutto perché ha questa parte qua che è un po' elasticizzata e anche l'interno qua della manica è di stoffa, quindi sembra tipo è di finta pelle, ecco, pelle. Costava mi pare tipo 100 e passa euro, poco più, e io l'ho preso con i saldi a metà prezzo. E qua è molto carino perché appunto di ecopelle marrone, io giro sempre le maniche, uno perché sono un tappo, quindi sia i pantaloni, i vestiti ma anche i giubbottini hanno sempre la manica stralunga per me. Stranamente questo di spalla mi sta giusto. E dentro ha i pois come quell'altro che vi avevo fatto vedere appunto l'altra volta, è molto carino. Guardate, ha dentro tutti i pois marroncini ed è di Guess, e questo qua rispetto all'altro si è sì un pochettino crepato ma molto meno. Secondo me è successo quest'anno dall'anno scorso, perché vedi l'anno scorso era a posto, adesso questo è mi ricordo infatti che comunque ci hai usati abbastanza e... ce l'avevo nella cabina, sì, armadio insieme alle altre cose, ma si vede che sono secondo me certi capi in ecopelle anche col se tempo basso, magari sì, sono orologeria, cioè si rompono dopo un po', e questo qua secondo me è uno di quei casi. Strano perché anche Guess, sì, la marca, ecco, questa è dimostrazione che la marca non vuol dire niente, perché cos'è, 3 anni che ce l'ho, eh sì, sarà più o meno. Questo marrone non l'ho strausato e invece si è, diciamo che sta tirando le cuoia, si sta sbucciando. Buttiamo per terra come sempre la canotta, anzi è una maglietta, non è una t-shirt, è una maglietta a costine, è molto comoda perché guardate è super elasticizzata. Cos'è che si sente? Grilli. I grilli. Non so se si sentirà come sottofondo del... Beh, credo di sì. Sì, è abbastanza video, forte. Ma oggi sono proprio invadenti come acustica, come audio, questi grilli si sentono proprio tanto, è normale perché è la stagione, è d'estate, no? Si sentono i grilli. Oggi come temperatura non è caldissimo, non è freddissimo, è più freschetto, ecco, che caldo. Sì, non è... Diciamo che col giubbottino così si sta bene tutto il giorno, non ha fatto granché caldo e non è proprio bellissimo il tempo. Nuvoloso, poi mi dite, lo so, gli occhi ce li abbiamo, lo vediamo che è nuvoloso, va bene, lo so, ok, ma io mi piace sempre dirlo, sono come quelle vecchie, no, che trovi al supermercato e parlano del tempo, ma mi è sempre saputo bello parlare del tempo, no, qua ridono, il team ride, ed è vero, perché tutti i giorni anche a casa un commentino al tempo si fa. E questa magliettina è di Rinascimento ed è super comoda, è una delle cose che penso di aver pagato di più, perché li avrò dato forse tipo 30 euro, però è comoda. Ecco. No, come una delle cose che pensi di aver pagato? Di più come maglietta. Ah, di più come maglietta, ok. Magliette costose, per me già se costano 10 euro una maglietta, una canotta è tanto, però queste con le costine mi mandano super in fissa, infatti ne avevo una che ho passato, grigia della Sisley, vero? L'avevo passata a te con le costine. Ah sì, grigia, è vero. Sì, che sì. Però io non c'entravo più perché era mia quando avevo 16 anni. Ma è proprio piccola. È piccola perché era crop. Io le crop ormai le lascio mettere alle ragazze e alle ragazzine. Io non mi ci vedo, c'ho una certa, e prima che me lo dicano gli altri, ecco, è una questione proprio mia personale, io non mi sento a mio agio con le crop. Quindi o c'ho il braghetto, il pantalone che va su e copre, o c'ho la maglietta lunga che quindi sì, o da su o da giù devo coprire io per sentirmi bene nella mia comfort zone. E questa qua, vedete, è super carina perché ha la manica, non lo so come si dice in italiano, un po' slazzata così. Un po' slazzata. Sì, che quando l'ho comprata ne era bella aderentina. Poi non ho capito per quale dinamica, in italiano non lo so, in sardo si dice scioddata, si è mollata così ed è diventata larga. Boh, mi sembrava forse
mi sono imbrogliata io, che mi sembrava stretta quando l'ho comprata. Magari hai fatto un lavaggio che non andava bene? Lavata a mano. Ah, allora no. A mano, delicata. Io tante cose le lavo a mano perché ho paura di rovinarle. E il pantaloncino, rullo di tamburi, drrr, è del mercato. E anche i leggings, questo qua. Io di solito i leggings ne ho di tanti colori, li pago 3 euro sinceramente, 3 euro al mercato, bancarella li trovi, 3, 4 euro, 5 euro massimo, e io li prendo sempre di tutti i colori, poi questo tipo, boh, 6 anni che ce l'ho. Beh, non si è rovinato comunque. Questo è perfetto, lo butto in lavatrice, non ha fatto neanche i tanti topi. Magari che sono magari di marca, rischi che si rovinano prima. Non so come si chiamano, in sardo pibioni, se qualcuno lo sa come si dice in italiano, cioè... È la polvere, tipo, no, non è polvere. No, no, è... i pallottolini, sì, di sì, cotone che si rovinano, e poi io ho una macchinetta che passo per togliere, per spivionare, detto alla sarda. E questi qua invece perfetti, non hanno mai fatto nulla, li butto in lavatrice, in asciugatrice sono sempre perfetti. E questo qua è molto bello perché dentro è tipo, a me mi ricorda il cavallino, è scamosciato, quindi adesso che fa un po' freschetto fa super caldo e io mi sento troppo top, anche se vabbè, so quella che so, però mi sento io bene, poi sono coperta, no? Sì, infatti. Non è, diciamo, troppo audace. No, forse no, non infatti è tanto adatto, ecco, alla mia età, però io, boh, se no cosa devo mettere? Sì, una tunica. Cioè, io mi sento... No, ma perché non è adatto? Non lo so, perché magari qualcuno dice, ma sei vestita da ragazzina, guarda che c'hai una certa, però c'è poi chi mi ha detto, ma sei una boomer, ma... A parte che non è vero. No, vabbè, non so, boomer come collocazione là delle divisioni, com'è? Delle generazioni, non so, boomer. Ci tengo a dirlo se mi sta seguendo quella che mi ha scritto che sono una boomer. Però, cioè, anche noi abbiamo diritto di esistere, respirare e far cose, no? Infatti. Poi io mi sento proprio a mio agio, comoda, vestita, me lo metto un attimo questo, non perché ho freddo, ma per farvi vedere una roba. Cioè io così, calduccia, chiudo la cerniera, anche se sto in montagna, mi butto anche dal monte, però sono comoda. Infatti. La scarpa questa di oggi, perché non c'erano storie, per non dire una parola che non si può dire, ma ero stanchissima, stamattina mi sono alzata già KO, quindi ho detto, allora, a parte che io non metto i tacchi alti, diciamo il mezzo tacco ortopedico, non ce la potevo fare, ero proprio voglia di pantofola, e quindi ho messo queste che sono sempre di Nero Giardini, prese con i saldi, pagate tipo niente, con i saldi al 70, 30 euro mi pare, 40, non mi ricordo assolutamente, però poco, e con i saldi, perché è rimasto il mio numero, non lo vendono perché c'ho il 35, quindi il 35 fanno un po' fatica a venderlo. Unica cosa è che, guarda, è super super, scusate che sporca sotto camminando, però è super scivolosa, quindi finché non si consuma un pochettino si tende a scivolare, però è molto carina, molto comoda, non ha cerniera, questi che però non li è che li apri e li chiudi. Io me la infilo senza aprire, senza chiudere, così, ed è stracomoda. E con questo non voglio dire corri nell'erba, ma anche sì, sono comodi. Se anche piove un po' non ti entra l'acqua, quindi io, boh, con le scarpe, ecco, io ho un problema col numero, che il 35 fa piccolo, faccio fatica a calzare tanti, tanti marchi, e con Nero Giardini il mio 35 calza bene col numero più piccolo, con l'oro 35. Avanzo sempre un po'. Perché mi tocca dire le ballerine, le décolleté, anche se sono 35, le perdo mentre sto camminando, perché è proprio 35 piccolino. Però gli stivaletti, i tronchetti, anche tipo le francesine, le scarpe chiuse che hanno i laccetti e robe così, con quelle vado benissimo, vado proprio tranquilla. Quindi che dire di questo outfit? Ho messo anche, ho fatto la coda così, che adesso si usa con la riga in mezzo. Ma non sono stata capace. In che senso? Non è in mezzo, è in mezzo la riga? Sì, sì, abbastanza centrata, sì. Sì, perché mi sembrava un po' da un lato a un certo punto. Però siccome... Leggermente, si, ma non tanto. Si usa un sacco la riga in mezzo, tutti leccati. Ho approfittato che oggi, diciamo che è brutto dirlo, però non è che c'era bisogno di tanto gel. No, è brutto dirlo, però il primo giorno quando li lavi sono perfetti, voluminosi, al secondo giorno i miei
stanno già così. Sì. E io non li lavo tutti i giorni, ma ho la coda da secondo giorno, ecco, di solito. Sì. Perché beh, ma è normale. Mi stanno bassi, attaccati, poi non avendoli, diciamo, mossi di natura, io sono liscia, non è che mi piastro, sono proprio dritta così. Il secondo giorno sono ancora più disperatamente piatti, hanno proprio la disperazione inside. E quindi oggi questa pettinatura così di emergenza con la coda, però sono contenta perché me li ero tagliati quando era settimana scorsa, sì, che mi sentivo proprio i capelli brutti, pesanti, invece così sono più leggeri. Sì, sono più leggeri, penso che taglio ancora un po' questa fine settimana, così sono un po' indecisa. Può essere che mi vedete con il caschetto. No, il caschetto no, ti prego. Sì, una volta l'ho fatto. Sì, infatti me lo ricordo, purtroppo. Se lo ricordano tutti, praticamente mi ero fatta quasi rasata qua dietro, proprio al limite, e lunghi davanti. Stavi malissimo. Lo so, ecco. Una sonetta ambulante. Però vabbè, io ci ho provato. Poi mi ero anche fatta la frangetta, mi pare. Cioè, proprio. Sì, vabbè, proprio. Era un casco. E poi io qua c'ho il difetto, non so se è un difetto, ma mi si alza, dividono i capelli così. Cioè, quindi è proprio una roba assurda. Tutti che mi dicevano, speriamo che ti ricrescano i capelli. Sì. Vabbè, dai, ho provato a farmi bionda, le ho provate tutte, però non mi attacca perché sono troppo nera. Sono venuta arancione come il semaforo, ma hanno no. Sì, mi hanno bullizzata, spanculizzata un po' tutti. Andavano in giro, mi ero comprata una parrucca, di tutto, di tutto. Mi ero rovinato i capelli, li ho tagliati tutti. Ma questa è un'altra storia, ne parleremo magari in un altro video dedicato ai capelli. Magari, no? Alla storia dei tuoi capelli. Alla storia dei miei capelli e alla storia dei vostri capelli. Perché a me fa super piacere se mi date qualche spunto, come ha fatto Maria oggi nei commenti, che mi ha chiesto un video make-up, e mi fa piacere. E una comunicazione di servizio. Di servizio per le amanti del make-up. Ho visto che è uscita la nuova collezione di Revolution di Nemo, con questi ombretti super super colorati e super super carini. Allora, a me mi sprugna in testa di comprare tutte le palette a tema Nemo, perché a me poi mi parte così, sto magari un mese che non compro niente, poi compro 20 palette tutte la stessa settimana. Però questa è veramente tanta roba, come quelle Disney. Anche quelle Disney, a me, io stavo proprio in fissa con quelle Disney, mi hanno picchiato qua la testa finché non le ho comprate tutte. Una l'ho trovata a UK, alcune in Italia, ma una mi è arrivata rota, me la tengo rota, ma sono contenta di averla perché trovata. Non si trovava più, mi sa. Non si trovava più. E però adesso mi battono, poi mi battevano quelle della Ferri, che le ho prese, quelle nuove, due, più cioè quelle vecchie. Però tutti mi han detto nei commenti, ma molla ste palette, no, non comprare più le palette della Ferri. E mi dispiace, perché sinceramente come tenuta dell'ombretto tengono, cioè a me piacciono abbastanza. Anche sono belli anche i colori comunque. Sono belli anche i colori, però tanti dicono costano tanto, i pack sono scarsi perché sono di cartone, non sono luxury. Però a me, poi non lo so, mi ha preso la prima che era glitterata, poi io sono seriale, ho visto che ne hanno fatte altre e mi dispiaceva non collezionarle. Poi alcune è bello il nome perché è Milano, Parigi, Los Angeles, poi quelle nuove, ecco, mi piacciucchiavano meno, però i colori dentro erano belli e ho detto, boh, le prendo. Però non ho coraggio di fare video make-up con quelle, perché se no gli haters mi demoliscono, mi buttano giù dall'algoritmo di YouTube. Comunque, se qualcuno gli interessa me lo dice e la faccio lo stesso. Non lo so, sperando appunto che l'algoritmo non mi penalizzi, perché magari gli hater mi attaccano dicendomi che non è una roba bella, no, da far vedere. Ma no, della Ferri, io li adoro, non ho niente contro, mi piacciono, mi trovo bene, ecco. L'unico che non mi ha fatto impazzire era Baciami Stupido, il gloss, perché è color correttore. Ah sì, no, era, si chiamava, anzi forse sì. Sì, perché poi c'era Bossy Babe, beh, l'ho studiato. Sì, e l'altro? E l'altro e i Sweetie. Ah, giusto. Li so. E il più bello era? E i Sweetie, mi sa. Che piaceva a me e i Sweetie. Poi il lip balm, sia quello arancione che quello rosa che quello neutro, belli tutti. Io me lo butto in borsa perché comunque sono abbastanza neutri. Fai così, cioè io allora lo metto senza specchio, così. Sì. Perché poi non è che ho le labbra, sì, grandi o chissà che
Sì, da dover stare attenta magari, contorno preciso, labbro naturale, poco impegnativo, diciamo, quindi anche quando mi metto il lip balm vado tranquillamente anche senza specchio, boh, sì, non mi sento abbastanza confident anche senza specchio, poi il lip balm non è che colora tanto, se anche te lo ti parte un pochettino, Sì, vabbè, vabbè, dai. sì. Le altre cose, matita, lip gloss colorati, neanche io non me li so mettere senza specchio, Però anni che furono, mi truccavo in pullman con lo specchietto, così mi mettevo pure l'eyeliner quando stavo più ragazzina. Sì, Magari che trend. all'autista del pullman, se mai non guarderà questo video, comunque se sta guardando, ciao, ti saluto, mi diceva ad ogni frenata, perché io poi mi sedevo sempre davanti, mi diceva, se ti metti l'eyeliner nell'occhio, giuro, giuro che mi arrabbio, perché giustamente mi sgridava, ma io ero cioè piccolina, ero ragazzina quando mi truccavo sì, in pullman, poi stavo super attenta, è vero, sì, col senno di poi adesso capisco che lui mi sgridava e mi diceva, se ti va l'eyeliner nell'occhio mi arrabbio pure perché ti fai male, quindi mi Sì. arrabbio pure, però grazie al cielo non è mai successo e non si è dovuto arrabbiare. Diciamo Ecco. che c'ho il riflesso qua, poi io l'eyeliner faccio così, zoom, zoom. Vedevi la strada dritta e dicevi, dai, mo mi do il colpo di Sì, è fatto. eyeliner. Fatto e via, sì. Forse Va che non c'erano bene. tanti buchi per strada e quindi Non riuscivi. l'ho fatta, non mi mettete l'eyeliner nel pullman e neanche al semaforo, perché ho visto tanti short questi giorni, anche sui IG, dove dicono tutti i prodotti per farvi i ritocchini al semaforo. No, quando si è in macchina si guida e si sta attenti giustamente, no, alla guida, semaforo un corno, se stai guidando guarda che se ti scatta il verde devi partire, non io puoi stare là così, Sì, almeno infatti. io sul pullman non ero quella che guidava, cioè stavo a passeggiare, c'era l'autista, io l'unica cosa che mi dovevo preoccupare era quello di non infilarmi un eyeliner o un pennellino Sì, nell'occhio, ma perché comunque l'occhio era tuo, voglio l'occhio era mio, dire. io stavo ferma, non facevo niente a nessuno. Invece questo del semaforo mi fa proprio girare le anime del purgatorio quando vedo questi reel, come si chiamano? Reel Digi, scusate, sono pure una capra ignorante, non mi ricordo i nomi, mi pare si chiamino Reel Digi, ma anche qua sugli short ne ho visto qualcuno e io da mamma, da boomer, ma lo faccio io, così dico no, ritocchini al semaforo no. Fermate la macchina, tirate giù lo specchietto, posteggiate e se volete vi date una ritoccata al trucco, ma non al semaforo quando poi vi suonano, vi strombazzano dietro di partire e voi agitate, magari partite e fate danni, ok? Spero che questo consiglio sia utile e non mi rispondete male nel video che non serve, che tanto sapete, darling. Non so se maschile o femminile è uguale. Se le cose sono troppo accese, i commenti si eliminano. Quindi non dite parole brutte, parole offensive, perché il mio canale è un luogo sicuro dove le persone possono commentare, chiacchierare e anche fare amicizia. Se ci sono cose antipatiche o sconvenienti, mi dispiace, ma o vi blocco o vi oscuro o vi cancello il commento. Quindi fly down, con i commenti brutti, che questa settimana ho visto qualche commentino che non mi è mica tanto piaciuto, questo voglio dire, ognuno è libero di dire quello che vuole, infatti quelli che comunque davano un pensiero li ho lasciati. Se qualcuno invece è offensivo e dice qualche parola brutta, si toglie e non azzuffatevi fra di voi, perché anche quelli che si azzuffano e fanno polemiche strane li blocco o li oscuro e non mi vergogno a dirlo perché è una possibilità che fa, anzi c'è proprio trattenere per la revisione dei commenti, una roba così, quindi è una roba giusta che si può fare, che va fatta. Bene, quindi con questa piccole perle di saggezza da maestrina Lallix, vi mando un bacio grandissimo, vi ricordo di schiacciare un pollicino anche se questo video magari un po' antipatico vi è piaciuto, però c'erano cose sensate, mi pare, no? Sì, Qualche infatti. consiglio sensato, spolliciatelo e condividetelo con gli amici, i parenti, con le nonne, le zie, le cugine, le vicine di casa, perché se lo condividete forse l'algoritmo mi prende finalmente in simpatia e fa crescere un po' il canale. E questa non sarebbe una roba mica brutta. Quindi, allora, condividere, spolliciare, iscrivetevi se non siete già iscritti e commentate con
se c'è l'emoji della maestrina, se no con quello che vi pare, che io sono sempre contenta di leggervi, ma soprattutto di rispondervi. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo come sempre al prossimo video. Un bacio dalla vostra Lalix, ciao!